Buonasera ragazzi, buonasera. Ora parliamo un po' di quell'influencer, influencer anche sconosciuto tra l'altro, ormai sono tutti quanti influencer oggigiorno, nel nostro piccolo siamo un po' tutti, che in pratica sarebbe andato in vacanza nella Costiera Amalfitana, aveva fatto polemico quel video suo perché critica il trasporto, critica come i servizi, questo e quell'altro. E giustamente, premesso che ognuno è libero di esprimere la propria opinione, perché giustamente siamo in una democrazia, quindi in una democrazia ognuno può esprimere la propria opinione, senza offendere ovviamente, perché senza mancare rispetto agli altri, al prossimo. Però quello che dico io, in realtà la gente è risentita da questo video, perché ovviamente ha detto nenne, vattene i paesi tuoi, non i propri, lascia che siamo stupendi così, lascia andare così. La ragazza non ha detto niente di male. L'unica cosa che mi ha dato fastidio di questa ragazza, di questa influencer, è che in pratica le avrebbe detto, dice guardate, io mi sembra di lavorare, a questo punto non venivo a lavorare, è come se fosse un termine dispregiativo a lavorare. Questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta del suo intervento. Per il resto ha detto una cosa sacrosanta, perché si è lamentata dei servizi, dei trasporti, delle infrastrutture della zona. A parte premesso che la Costiera Amalfitana è una zona difficile da raggiungere, perché comunque le strade sono tortuose, piene di curve, è messa in una zona di montagne, sul ridosso sul mare, che non è che sia proprio molto comodo, molto tratto di fare anche a piedi, molti tratti, perché giustamente la macchina non è che può andare con la macchina o con altri mezzi. Almeno se ti stufi così tanto di camminare, spostati un miliardario, vieni in jet, in elicottero, così arrivi direttamente. Che ti devo dire? Cioè, fa ridere il termine come se il lavoro fosse da faticare, come se fosse una cosa brutta per questi influencer. Infatti loro facendo video fanno visualizzazione al massimo, prendono gli introiti e niente, dopodiché così facendo non hanno bisogno, diciamo, tecnicamente di lavorare. Però loro li sprezzano, più volte questi influencer li sprezzano chi lavora veramente. Per loro è una fatica fare chilometri. Cioè, questa è una generazione di moto, questa qua attualmente, che rifiuta il lavoro, ma non tutti ovviamente, non tutti, però la maggior parte, vedete che ci stanno i scemi che ci guardano, stai a fare una cazzata su Facebook, su Instagram, su TikTok e diventi noto e fai soldi. Tu giustamente perché non lo fai anche tu? Ma io, a parte io sono anche a short, ci vuole. Magari faccio un video, dico sono una Costiera Amalfitana, guardate, e non diventa neanche virale. O fa un altro, giustamente virale. Poi sinceramente bisogna anche perdere un po' di dignità, secondo me, a fare questi video. La maggior parte perde una dignità proprio, perché vedo gente proprio stupida che fa certi video, degli idioti, gente che perde proprio la dignità, il rispetto di se stesso, che diventano noti. Beh, sinceramente quel bricio di dignità che ho voglio tenere intatta, insomma, per di merda ulteriormente, già fatte troppe in colpa di molte persone. Comunque queste persone hanno un rifiuto totale del lavoro, cioè hanno proprio un rifiuto, perché giustamente loro guadagnano i soldi senza fare un cazzo, però non è andata a disprezzare chi lavora, come di devo lavorare per fare, questa è l'unica cosa che mi ha fatto sì. Per adesso la ragazza ha ragione, perché i servizi questi qui a Napoli sono, qui a Napoli, in campagna, al sud in particolare, ma anche in Italia, a parte non so se sia al nord centro, ma per il resto i servizi, per quello che ho potuto constatare, sono molto scarsi, le infrastrutture, quello e quell'altro, i mezzi, quello e quell'altro, quindi non i servizi. Giustamente il sud, in particolare il sud Italia, perché noi non ha offeso il sud, perché giustamente ha detto qui sono bellezze architettoniche, bellezze naturali stupende, bellezze da vedere, panorami stupendi, giustamente vengono da tutto il mondo, quindi bisogna investire sul turismo, bisogna investire sui servizi, questo e quell'altro. Invece sia che ci addormenta sopra, ci si agevola sopra, perché giustamente tanti turisti vengono lo stesso, però molto, non sempre vengono lo stesso, non sempre hanno una buona opinione. Poi come la gente dice Napoli è che essa non deve cambiare, no, invece Napoli deve migliorare, deve cambiare in meglio, perché altrimenti rimaniamo sempre lo stesso, solo la pizza o mandolino, come il film Funicoli Funicolà di Troisi, quando Funicoli Funicolà lo minaccia, dice tu vuoi cambiare Napoli, eh? E qui sembra molti napoletani, molti campani, molti meridionali, poi il sud rimane così, ma invece deve progredire, il sud deve migliorare. E non è basta uno scudetto per migliorare il sud, uno scudetto che se ne viene a Napoli. E al sud ci vuole pure tutta una situazione, tutto un miglioramento di servizi, politica,
una politica che aiuta, che si investe sul territorio, sulle infrastrutture, sui servizi. Invece vedo questa volontà sul lavoro, questa volontà non c'è proprio da parte dello Stato, non c'è proprio da parte di nessuno. Siamo abbandonati noi stessi. La ragazza non ha detto niente di male, ha solo fastidio il tratto quando lei dice di lavorare, come se fosse una cosa brutta. Giustamente loro non sono abituati a lavorare, fanno influencer, ma questa è una nuova moda, non è per tutti ovviamente, perché sono un miliardo di persone con tutti quanti influencer, e sarebbe il top, cioè proprio il massimo. E vabbè, questo ragazzi vi saluto, vi auguro una buona giornata, buone cose, buon weekend. Ho detto la mia, come sempre. Spero che apprezzate il mio video. Se lo sentite questo video dovesse diventare virale, non credo, però. Se la tutti quattro sfigati lo guardando, come su me. Allora va bene, se non sarà virale. Se sarà virale commentate con educazione, rispetto, un minuto di sua opinione, dite quello che pensate. E detto questo, buone cose.